Ecco, dimmi esatto. Perché il Papa è già pronto. Drammatizzare un po'. Ecco, benissimo. Allora ora ascoltiamo il Papa che con la sua serenità anche lui entra. Buongiorno. In questa terza domenica di Avvento, detta Domenica della Gioia, la parola di Dio ci invita da una parte alla gioia e dall'altra alla consapevolezza che l'esistenza include anche momenti di dubbio nei quali si fa fatica a credere. Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che fanno parte della nostra vita. L'esplicito invito alla gioia del profeta Isaia: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, così dice il profeta, si contrappone nel Vangelo il dubbio di Giovanni Battista. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In effetti il profeta vede al di là della situazione. Egli ha davanti a sé gente scoraggiata, mani fiacche, ginocchia vacillanti, cuori smarriti. È la stessa realtà che in ogni tempo mette alla prova la fede. Ma l'uomo di Dio guarda oltre, perché lo Spirito Santo fa sentire al suo cuore la potenza della sua promessa ed egli annuncia la salvezza. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Egli viene a salvarvi. E allora tutto si trasforma, il deserto fiorisce, la consolazione e la gioia si impadriscono delle smarriti di cuore, lo zoppo, il cieco, il muto sono risanati. È ciò che si realizza con Gesù. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Tale descrizione ci mostra che la salvezza avvolge tutto l'uomo e lo rigenera. Ma questa nuova nascita, con la gioia che l'accompagna, sempre presuppone un morire a noi stessi e al peccato che è in noi. Da qui deriva il richiamo alla conversione, che è alla base della predicazione sia del Battista sia di Gesù. In particolare si tratta di convertire l'idea che abbiamo di Dio. Il tempo dell'Avvento ci stimola a questa proprio con l'interrogativo che Giovanni Battista pone a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Pensiamo, per tutta la vita Giovanni ha atteso il Messia. Il suo stile di vita, il suo stesso corpo è plasmato da questa attesa. Anche per questo Gesù lo elogia con quelle parole: nessuno è più grande di lui tra i nati di donna. Eppure anche lui ha dovuto convertirsi a Gesù. Come Giovanni, anche noi siamo chiamati a riconoscere il volto che Dio ha scelto di assumere in Gesù Cristo, umile e misericordioso. L'Avvento è tempo di grazia, ci dice che non basta credere in Dio, è necessario ogni giorno purificare la nostra fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. Il bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi. Dei poveri, che sono i privilegiati di questo mistero, e spesso coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. La Vergine Maria ci aiuti, perché mentre ci avviciniamo al Natale,
Non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a colui che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia. Angelus Domini, nunc habet Maria. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis santa dei genitrix. Digni et diciamus commissione cos Christi. Grazie in tua, in questo modo, Domine, menti pur nostri ti infondo. Tu che angelo annunziante, i Cristi figli tui, incarnazione e cognovium, per passione meio se crucem, a resurrezione e gloria perducamus. Per Cristo un Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et puntis, Requiem aeterna Donai Domini. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque nostrum in saeculum. Editorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini della Corea, di Valencia e il gruppo di Rozzo. Saluto voi, cari ragazzi, che siete venuti con le statuine di Gesù Bambino per il vostro presepe. Alzate le statuine, alzate le statuine. Le benedico di cuore. Il presepe è come un Vangelo vivo. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di Gesù, Dio fatto uomo, per incontrarci ognuno di noi. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto di unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Tra meno di un anno, dal 13 al 20 settembre, si celebrerà a Budapest il 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. I congressi eucaristici da più di un secolo ricordano che al centro della vita della Chiesa c'è l'Eucaristia. Il tema del prossimo congresso sarà Sono in te tutte le mie sorgenti. Preghiamo che l'evento eucaristico di Budapest possa favorire nelle comunità cristiane processi di rinnovamento. E a tutti auguro buona domenica.
è una buona novena del Natale. Voi ragazzi portate i bambinetti per il presepe. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Eminenza, il Papa aveva già scritto questa lettera per invitare a fare il presepio e in questo caso per invitare a porre al centro il bambino.